Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi vi vorrei parlare dell'amplificatore finale di potenza 5 Pro PEXA 5000. Iniziamo subito con estrarlo dalla confezione. Adesso taglio il nastro. L'imballaggio è alloggiato in del polistirolo che adesso andrò a togliere. Qua possiamo innanzitutto notare le istruzioni che dopo andrò a leggere. Adesso mi sistemo per estrarlo. Lo tolgo. Pesa molto, circa una dozzina di chili. Eccolo qua. Qua, come notiamo, c'è la presa di alimentazione. Adesso lo devo togliere da questo involucro di cellophane. Ecco. Eccolo qua. Vediamo com'è il davanti. Può subito notare il suo colore argentato e le manopole per il volume del canale A e del canale B. E inoltre il display che ci serve per vedere quali impostazioni sono state applicate all'amplificatore. E qua la marca. Qua è tutto forellato, anche qua. Per la presa d'aria, infatti, sulla parte superiore, che dopo vi farò vedere, è munito di due ventole per il raffreddamento, perché come tutti gli amplificatori, quando è in funzione tende a scaldarsi. Queste sporgenze sono per le viti, anche sulla parte anteriore ci sono, per delle viti se si vuole attaccarlo a un rack 19 pollici. Poi possiamo notare alla mia sinistra l'input. Allora c'è per ogni canale A un attacco XRL, uno jack 6,3 mm e questi morsetti a vite che hanno, diciamo, la funzione dell'attacco XRL. Infatti qua ospitano una schermatura, il positivo e il negativo per ogni canale. Qua invece ci sono gli interruttori limiter, il modo, cioè in modo bridge e in modo stereo, e quest'ultimo il ground lift, che serve per eliminare eventuali loop o cose di questo genere quando per esempio si usa un microfono. Come uscite amplificate ci sono questi altri morsetti a vite per delle casse comuni, diciamo, e questi altri output Spacon 4 poli vedo qua dentro, anche se poi qua ci dice i pin che sono all'interno. Per ogni canale c'è il più 1 e il meno 1, e in modo bridge, che sarebbe questo, anche più 1 e meno 1. Questo è l'attacco per l'alimentazione.
e questo il cambio di voltaggio, perché può supportare 115 volt o 230. Come peso, come ho già detto prima, è abbastanza pesante e bisogna maneggiarlo con cura. Adesso passerò a accenderlo. Benissimo, ora che mi sono fatto un'idea delle sue istruzioni e funzioni generali, posso accenderlo. Ecco quello che vediamo come schermata d'accensione. Allora, subito dopo ci compaiono delle sigle, come vedete nel video. Vi spiego subito cosa sono. La prima in alto, 0 watt, vista per watt, indica quando l'amplificatore riceve un segnale, la potenza in watt in uscita, che poi va trasmessa ad ogni cassa. Subito dopo c'è scritto off clip, e diciamo entra in funzione questo comando quando nel segnale d'entrata c'è già una distorsione, quindi l'amplificatore cerca di ridurre questa distorsione e si accende questo LED giallo. Dopo c'è scritto off prot. Prot sta per protezione, infatti quando l'amplificatore subisce dei danni all'interno, questa protezione si attiva e si accende questo LED rosso. Invece gli ultimi tre qua giù sono quelli per il segnale d'entrata. All'alzare poi di queste manopole, che non sono nient'altro che quelle del volume, cambia la schermata di prima e viene fuori stereo. Questo sarebbe il canale destro e il canale sinistro, o viceversa come volete. Subito dopo c'è scritto on limit, che sarebbe per limitatore acceso, e sotto poi c'è il segnale d'entrata in decibel, e in questo caso le manopole del volume fungono da gain. Poi queste stereo e on limit si possono cambiare nella parte posteriore dell'amplificatore. Infine qui sotto troviamo un pulsante che, se io schiaccio, viene fuori l'impedenza che io posso andare ad assegnare all'amplificatore a seconda delle casse che io collego. Bene ragazzi, il video per oggi si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato d'aiuto, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.